Ciao a tutti, oggi vi parlerò degli ultimi libri che ho letto. In particolare vi parlerò del libro dell'estate, Rivalità e Harry Potter and the Cursed Child. Direi di partire subito da questo nuovo libro di Harry Potter, tanto chiacchierato, discusso e criticato. Prima di cominciare però ci tengo a fare due piccole premesse. La prima è che quando ho scoperto che sarebbe uscito un nuovo libro di Harry Potter ero gasatissima e non vedevo l'ora assolutamente di leggerlo. Inoltre da lì a poco sarei partita per Londra, quindi non vedevo l'ora di comprarlo a Londra e leggerlo a Londra, che per me è sempre stato il luogo un po' della magia in cui appunto si svolge la storia. E non lo so, pensare a Londra mi fa pensare inevitabilmente ad Harry Potter, quindi ero veramente gasatissima. La seconda è che questo non è un romanzo, non è l'ottavo libro della serie di Harry Potter, è semplicemente il copione dell'opera teatrale che va in scena a Londra, sì, esclusivamente a Londra, e che probabilmente non riuscirò mai a vedere in vita mia perché i posti sono prenotati fino a non si sa quando. Comunque, quest'opera teatrale è ispirata, tratta da una novella scritta da J.K. Rowling, quindi questo copione non l'ha scritto lei e non si tratta di un romanzo scritto appunto da lei. Detto questo, la storia parte esattamente dove si conclude il settimo libro di Harry Potter. Harry e Ginny sono cresciuti, si sono sposati, hanno dei figli e Harry sta accompagnando al treno per Hogwarts per la prima volta Albus Severus, che è un bambino terrorizzato all'idea di poter capitare in Serpeverde, mentre Harry lo rassicura che porta comunque il nome di un grandissimo uomo che era appunto di Serpeverde. Durante il viaggio per Hogwarts, oltre a parlare con la cugina Rose, ovvero la figlia di Hermione, e Ron, fa amicizia con Scorpius, il figlio di Malfoy. Una volta a Hogwarts, secondo voi dove capiterà mai Albus Severus? In Serpeverde. Da qui in poi succedono un sacco di fatti strani perché questo figlio di Harry Potter viene emarginato, viene considerato, non so, un po' la pecora nera della famiglia, non è particolarmente bravo nella magia, è finito in Serpeverde, quindi viene sempre di più allontanato ed ha anche un rapporto molto difficile con il padre. La storia poi fa dei grandi salti temporali per vedere di anno in anno che cosa, tra virgolette, succede, come si evolve il rapporto fra Harry e il figlio, o semplicemente come evolve l'amicizia fra Albus e Scorpius, che anche lui viene emarginato tantissimo a scuola perché si pensa essere non il figlio vero di Malfoy, ma di Voldemort. In generale, durante la storia aleggia questa presenza di un erede, un possibile erede appunto di Voldemort. Direi che per la trama ci siamo, la storia è più o meno questa. La trama in sé, secondo me, non aveva grandi problemi fino a un certo punto della storia. Il problema è che succedono delle cose inverosimili, che te le leggi e dici: questo non può essere Harry, questo non può essere Hermione, non può succedere questo, non esiste. Chi ha letto la saga di Harry Potter, secondo me, rimarrà veramente scioccato dai personaggi, perché sembrano completamente diversi. È vero, sono cresciuti, ma questo non vuol dire che siano passati da così a così. Manca la loro caratterizzazione, quello che li identificava proprio come personaggi. Per me erano delle persone vere, in carne e ossa, e non avrebbero mai potuto comportarsi nel modo in cui si sono comportati in questa cosa. Inoltre succedono, secondo me, delle cose talmente banali, talmente assurde, improbabili, anche se si tratta di una storia di fantasia, sono delle cose veramente assurde che accadono e boh, non lo so, sono rimasta veramente tanto, ma tanto perplessa dalla storia, dal modo in cui è stata sviluppata la storia. Non ho risentito del fatto che fosse un copione, non un romanzo, perché per fortuna ho tantissima immaginazione e quindi mentre leggevo appunto il copione a Londra mi sembrava veramente di essere in questi luoghi, nonostante non ci siano delle descrizioni, avevo comunque degli echi della saga e sono riuscita a vivere un'esperienza comunque magica che mi ha fatto emozionare per certi versi, nel senso che mi ha fatto ripensare tantissimo alla saga
tra virgolette, originale ai 7 libri che compongono la saga di Harry Potter. È, secondo me, anche un'opera abbastanza nostalgica, perché ci sono tanti riferimenti comunque a quello che è successo durante i 7 libri, in particolare poi Scorpius è un po' un nerd per queste cose, sa tutto quello che è successo ad esempio sulla vita di Harry o sul torneo Tre Maghi, insomma succedono veramente tantissime, ci sono tantissimi rimandi, scusatemi. I personaggi sono veramente scarni, poco profondi e approfonditi, non so se perché si tratta di un copione, non di un romanzo, o se semplicemente perché sono così e basta. L'unico personaggio che mi è piaciuto veramente è Scorpius, perché l'ho trovato veramente molto simpatico, appunto un pochettino nerd, anche se è marginato, comunque non si lascia abbattere facilmente e trovo che possa essere l'amico perfetto per qualsiasi ragazzo. Quindi, in generale, la storia narrata in questa cosa mi ha lasciato molto perplessa, perché tante cose se le potevano risparmiare o le potevano elaborare molto ma molto meglio, come risolvere alcune faccende in maniera così spiccia o... Però allo stesso tempo sono riuscita a leggere questo copione, questa cosa, questo libro in maniera abbastanza tranquilla e piacevole. Non avevo grandissime aspettative, mi avevano fatto spoiler su qualsiasi cosa importante, tra virgolette, di questo libro, quindi ero partita veramente a cuore leggero. Sapevo di dover andare a Londra, volevo una lettura poco impegnativa, ma allo stesso tempo che mi facesse sognare, e cosa meglio di qualcosa relativo al mondo di Harry Potter. Quindi è stata un'esperienza di lettura per me veramente unica, magica, ma rimango comunque molto perplessa sulla trama e la storia di questo libro. Un altro libro che mi ha lasciato molto perplessa è Rivalità di Sophie Germain. Questo è il secondo libro della serie delle stelle di Nos Head e, per intenderci, il seguito di Vertigine, un libro che ho già recensito qua sul canale, quindi vi lascio la recensione nelle schede qua sotto in descrizione. Non vi parlerò nel dettaglio della trama, anzi non vi parlerò assolutamente della trama per evitare di farvi spoiler, ma vi parlerò in generale di quello che mi è piaciuto o non mi è piaciuto appunto di questo libro. Innanzitutto, dopo Vertigine avevo veramente tanti dubbi, perché Vertigine è sostanzialmente un po' la copia di Twilight, manca assolutamente di originalità, però non volevo abbandonare la serie così. Ma volevo dare comunque una seconda possibilità a questa serie leggendo il secondo volume, che non c'entra assolutamente con la storia di Twilight, e l'autrice aveva detto di aver inserito delle creature nuove, del tutto originali, fantastiche. No. Non nel senso che secondo me non sono originali, a parte un piccolo dettaglio. Sono delle creature che sono sempre esistite nella letteratura, diciamo, fantasy, paranormal, quindi è una cosa che mi ha delusa veramente tanto, perché mi aspettavo qualcosa di finalmente un po' originale. I personaggi mi hanno delusa veramente tanto, perché li ho trovati molto piatti. Speravo che con questo secondo libro l'autrice cogliesse l'occasione per arricchirli, approfondire, indagare un pochettino di più le loro personalità, invece li ho trovati molto piatti, soprattutto Lith, che nel primo libro invece mi era piaciuto tanto come personaggio. Anna continua a non sopportarla, la trovo veramente sciocca e un po' stupida, ostinata e cocciuta in una maniera per me insopportabile, quindi la storia è narrata dal suo punto di vista, ho fatto veramente molta fatica. La storia è sì più originale rispetto al primo, le nuove creature introdotte non sono per niente originali. Ho trovato però interessante uno dei nuovi personaggi introdotti, che secondo me poteva essere approfondito un po' di più, ma è il personaggio secondo me più interessante in questo libro, che è Darius. È una lettura sicuramente adatta all'estate, perché ha uno stile di scrittura veramente molto scorrevole, ci sono termini veramente molto facili, anche la costruzione delle frasi è molto semplice, il linguaggio appunto utilizzato non è nulla di che, si legge in maniera molto rapida, la storia in generale è anche abbastanza piacevole, è che secondo me c'è veramente poco approfondimento su alcuni temi, soprattutto sui personaggi, secondo me c'è poca ricerca, non lo so, ho avuto questa impressione. Essenzialmente non è un libro
brutto, semplicemente non mi è piaciuto il fatto che sia un libro abbastanza superficiale, con dei personaggi abbastanza stereotipati e nulla. L'unica cosa che mi ha colpita tantissimo è il finale, perché non me lo aspettavo, mi ha sconvolta totalmente. Quindi, per concludere, questo libro mi ha delusa abbastanza, perché speravo che dopo Vertigine l'autrice facesse un passo in avanti con la storia, con i personaggi, con le creature fantastiche, cosa che invece non ho trovato, e il finale, oltre a sconvolgermi e a stupirmi, mi ha fatto cadere le braccia totalmente, quindi non credo che continuerò, anzi non continuerò la serie delle Stelle di Nosed, e mi dispiace perché non è che volevo che mi piacesse, però è un tipo di storia sui lupi mannari, non ho mai letto nulla, quindi mi sarebbe piaciuto scoprire qualcosa di nuovo, leggere qualcosa di paranormal in questo senso, e però no, io e questa saga non siamo compatibili. E infine ho letto Il libro dell'estate di Tove Jansson. Non so se si pronuncia in questo modo il nome dell'autrice, perché è finlandese, io non ho mai letto nulla di autori finlandesi, però in generale è questo libro qua. Vi lascerò poi scritto qua sotto in descrizione il nome della, il titolo del libro, il nome dell'autrice, insomma. Trovate sempre tutto comunque in descrizione, perché a volte mi dimentico di citare qualcuno o semplicemente lo pronuncio in maniera strana, quindi trovate sempre tutto in descrizione. Comunque, parlando di questo libro, non mi ricordo dove lo vidi per la prima volta, ma non mi sono mai avvicinata ai libri della Iperborea, non so per quale motivo, e in particolare agli autori scandinavi. Ho letto soltanto un libro di un autore svedese, Lasciami entrare se non sbaglio, che è una specie di thriller, romanzo paranormal, che si parla di vampiri ma in una maniera veramente diversa da come ero abituata. In questo caso invece la storia è decisamente più soft. Questo libro parla di Sofia, una bambina di 10 anni, e di sua nonna. Parla delle loro avventure, delle loro esperienze durante l'estate che passano in un'isola appunto finlandese. Ogni capitolo racconta un episodio particolare della loro vita insieme, un avvenimento particolare che è successo, che può essere anche banale, come ad esempio piantare le piante, i fiori, o scrivere un trattato sui vermi, prendere un gatto, cose di questo tipo. È un libro che volevo assolutamente leggere quest'estate, perché si chiama Il libro dell'estate, quindi pensavo fosse adatto appunto a questo periodo, anche perché è molto breve, sono 160 pagine, ed è un libro che si legge abbastanza senza impegno. Ogni capitolo racconta proprio quasi una storia a sé stante, con protagoniste sempre Sofia e sua nonna. Ci sono dei capitoli che non mi sono piaciuti, in cui non ho capito se ci fosse un senso nascosto, un'interpretazione dietro a quello che facevano appunto Sofia e la nonna. Altri capitoli invece che ho trovato molto belli, pieni di metafore sulla vita, che mi hanno fatto riflettere veramente tanto. E in generale penso che il punto di forza di questo libro, oltre alle descrizioni fantastiche di quest'isola finlandese, dei luoghi finlandesi veramente per me inesplorati, e quindi è stata una bella scoperta, la cosa bella è il rapporto appunto che c'è fra nonna e nipote. C'è una visione della vita da due punti di vista: una bambina che ha il mondo da poco, che quindi lo deve scoprire, che non sa, non ha esperienza sulle cose, e una persona invece che sta per lasciare questo mondo, che ormai ha vissuto tutto quello che poteva vivere qua, e quindi ha una visione totalmente differente della vita. Nonostante questo, ci sono tante cose che le accomunano, come l'essere capricciose e testarde. A tratti sembrano tutte e due delle bambine che si impuntano, che vogliono vendicarsi, tengono il muso a vicenda, insomma. È un rapporto veramente da esplorare. È un libro che mi ha lasciato un tantino perplessa per questo, perché ci sono dei momenti secondo me veramente molto intensi, molto di riflessione sulla vita, e altri secondo me, magari sono io che non li ho capiti, ecco, magari sono io che non,
non sono riuscita a cogliere quello che l'autrice voleva dire in quel momento. Non lo so, quindi ci sono alcune cose che mi sono piaciute, alcune metafore sulla vita, alcune riflessioni che si fanno che mi hanno colpita particolarmente, mi hanno fatta riflettere, e altri momenti del libro che ho trovato invece noiosi, che non sono riuscita a capire, ad apprezzare, non lo so. Quindi fatemi sapere se anche voi avete letto questo libro e in questo caso che cosa ne pensate, perché sono veramente molto curiosa di confrontarmi con qualcuno. Sicuramente voglio leggere qualcos'altro, se non di questa autrice, di qualche altro autore finlandese, svedese o norvegese, perché è un mondo veramente totalmente nuovo per me. Non ho letto quasi nulla appunto di autori scandinavi, quindi se avete qualcosa da consigliarmi, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto. Sono molto, veramente molto curiosa. Come stile di scrittura mi ha ricordato in alcuni punti Banana Yoshimoto, perché questa autrice è riuscita a descrivere alcuni momenti, alcuni pensieri veramente forti, d'impatto, in una maniera veramente molto fine e delicata, molto velata. Ci sono tante metafore, secondo me, belle sulla vita, molto importanti sulla vita e sulla morte, che però ti vengono raccontate in una maniera un po' velata e nascosta, in modo da non appesantire troppo la storia. E inoltre ci sono dei momenti anche abbastanza simpatici e divertenti fra questa bambina e la nonna. Penso che sia una lettura veramente molto adatta all'estate, sia perché i vari avvenimenti avvengono comunque sempre d'estate, e sia perché è una lettura corta, però allo stesso tempo non troppo leggera e frivola, ma comunque può far riflettere. Questi erano quindi i tre libri che ho letto ultimamente e i miei pensieri al riguardo. Qua sotto in descrizione trovate comunque tutti i link dove potete trovarli, e mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete letto uno di questi libri, se avete altri consigli, insomma, sono sempre aperta a consigli e quant'altro, insomma. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!